6 su 10 frequentano i tradizionali mercatini del Natale che si moltiplicano nelle piazze che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e da mettere sotto l'albero. Un'opportunità che, sottolinea col Diretti Puglia, unisce il relax con la possibilità di acquistare prodotti a chilometro zero, originali, nuovi e sfuggire alle solite offerte standardizzate. Tra quanti frequenteranno i mercatini, solo il 5%, secondo le statistiche, non farà acquisti, mentre ben il 49% spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l'acquisto più gettonato, anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali oppure capi di abbigliamento e giocattoli. Dopo la smorgia di acquisti sul web che ha caratterizzato gli ultimi anni sotto l'influsso delle misure restrittive per la pandemia e della necessità di evitare i luoghi più affollati, il Natale di quest'anno invece sancisce la ripresa degli acquisti nei luoghi tradizionali dello shopping, proprio a partire dai mercatini che uniscono appunto il relax con la possibilità di fare acquisti originali e nuovi. La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge poi quest'anno verso le spese utili. Secondo la Coldiretti, premiano soprattutto il cibo e la migliore garanzia sull'originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercatini è proprio quella della presenza del personale dei produttori agricoli che, sottolinea Coldiretti, può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione, sui metodi utilizzati. Un fenomeno che è sostenuto in Puglia dalla presenza della rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, alla quale fanno riferimento oltre 20 mercati dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori locali. A chilometro zero saranno soprattutto i prodotti da mettere sotto l'albero. A beneficiarne è l'intera filiera, a partire dai consumi di cibi e bevande, ai quali è destinato, secondo la Coldiretti, circa un terzo della spesa turistica tra ristoranti, pizzerie, agriturismi e cibo di strada.